a San Marino non avevi fatto conferenza? No? Non si usa più. È la prima, ragazzi, vedete questo nome. Ciao, io sono Marcello Giordano del Carlino. Guarda, parto con una domanda facile. Come si passa dall'essere un ragazzo etichettato al momento del tuo arrivo come uno dei possibili rinforzi per la primavera a diventare in così breve tempo protagonista in prima squadra? E quali sono le tue sensazioni? Sono molto contento di come è successo la storia, ma posso dire che la qualità non ha... Anche se vuoi per la tua lingua, non è un problema, sì, anche sì. Francese. Un attimo. Vuoi dire a me, non so, vuoi dire in francese, non lo guardo, c'è un problema. Ho paura, in effetti. Insomma, volevo dire che sei contento, insomma, di questa cosa qua. Rifacciamo la domanda. Dai, proviamo a rifare la domanda. Nel giorno in cui sei arrivato, che siete partiti per il ritiro, Delio Rossi disse: questo ragazzo, tutto al più, sarà pronto per la primavera. Invece nel giro di 2 mesi sei diventato titolare di questo Bologna. Come ti senti e come puoi raccontare un po' questo passaggio, questi primi mesi? Sono molto contento. Ti voglio dire che qualità non ha età, quindi ho lavorato tanto in tiro. Anche all'inizio ho lottato molto perché non bastava, ho fatto 15 partite in Serie C, ma non bastava, all'inizio mi ha lottato molto in ritiro, adesso sono stato pronto. Senti, c'è un giocatore, questa è ancora più semplice, c'è un giocatore a cui magari ti ispiri, che vorresti, insomma, piano piano ripercorrere, non dico la carriera, però almeno cercare di riuscire a seguire un giocatore qualunque. A me mi piace molto Yaya Touré. Invece con la squadra, col gruppo e quant'altro, hai trovato una figura di riferimento? Magari qualcuno che ti sta aiutando di più anche a cominciare ad ambientarti anche con la Serie A e comunque un ambiente più. Col gruppo mi sento molto bene. Mi aiutano tutti, dal portiere fino all'attaccante. Sto bene a Bologna. Hai preso casa in centro? Dove vivi? Abito alla Meridiana Gol, qua, vicino al centro sportivo. Vivi da solo con la famiglia? Sì, vivo da solo. Come si prova? Ciao. Cosa si prova a scendere in campo, non so, per esempio al Dall'Aro, negli altri stadi? Immagino che sia molto emozionante davanti a 20.000 persone in Serie A. Sì, ma io in campo non ascolto i tifosi, non così, gioco con la testa tranquilla. Ciao, buongiorno, mi chiamo Luca e ti volevo chiedere: cosa sapevi dell'Italia e della Serie A prima di arrivarci? Io prima ero in Guinea, giocavo in una squadra di Chiesa e mi ha portato il mio procuratore qua.
FC Siena, non ero ancora tesserato, sono andato una settimana, ho portato il direttore Corvino al suo accademia, a Lecce, sono stato lì una settimana, come ero extracomunitario, e lui mi ha detto che quando cambiare squadra mi porterò con lui. Non potevo venire subito a Bologna quando è arrivato a Bologna. Sono andato a San Marino, ho finito la parola e l'ho portato a Bologna. Senti, ti è cambiata tanto la vita in pochissimo tempo, al punto che quest'estate durante il calciomercato si è vociferato anche di un interesse della Juventus per te. Hai saputo qualcosa di queste voci, come le hai vissute, posto che è evidente che tu non hai mai perso la tua tranquillità e la tua serenità? No, non ho mai perso la tranquillità, volevo venire a Bologna e a me piace tanto Bologna, quindi è la mia scelta, anche nessuno non mi ha obbligato a fare. Prego. Niente, adesso è un momento abbastanza particolare, no? Si va a giocare contro la Juventus all'Olimpico di Torino, e quello che ha stupito tutti quanti, no? L'hai detto anche tu, è la tranquillità con cui sei riuscito comunque a scendere in campo. Qual è l'emozione che si prova ad andare per la prima volta a giocare comunque in uno stadio come quello di Torino, e soprattutto contro la squadra che negli ultimi anni ha dominato il campionato della Serie A? L'anno scorso addirittura ha giocato anche la finale della Champions League. Andare lì, la Juve è una squadra, è una grande squadra. Andare lì a giocare sarà emozionante per me, però stiamo lavorando bene. È vero che i risultati non stanno venendo, ma stiamo lavorando bene. Io, secondo me, ce la faremo andare a giocare lì. Qual è il morale che avete voi dentro lo spogliatoio? Perché siete tutti tanto giovani, lavorate tanto, lavorate bene, però magari i risultati tardano un po' ad arrivare. Quindi nella testa di uno giovane come te, qual è il morale di tutta la squadra? Come vi sentite? Stiamo lavorando bene, ma i risultati non stanno venendo, però noi stiamo ancora, sappiamo che dobbiamo lavorare ancora di più, perché se non arriva il risultato qualcosa non va, quindi dobbiamo lavorare di più e secondo me arriverà il risultato, ce la faremo secondo me. Qual è il tuo sogno da calciatore? Non ho capito. Il tuo sogno da calciatore, dove speri di arrivare? Cosa speri di fare nel calcio? Spero di essere un grande giocatore un giorno, di giocare, fare di più e giocare come Yaya Touré, perché no, certo. Superarlo. Lui è un giocatore di riferimento per la maggior parte di voi giocatori africani. Sai spiegare perché, cosa ti affascina tanto di lui, perché lo ammiri tanto? Perché lui ha fatto il giocatore, lo sta facendo ancora, ha tante qualità offensive, difensive, gioca davanti alla difesa, fa il trequartista, magari un giorno arriverò anch'io a superarlo.
Senti, e invece cosa significa per te passare un anno soltanto dal giocare appunto in un campo della Chiesa a diventare professionista? Cioè in un anno sei diventato un professionista in Serie A, cioè qualcosa che molti in Italia sognano ma non raggiungono mai, in un solo anno. Quello che avevo detto prima, la carità non ha età, sì, ho lavorato tanto, quindi so che devo lavorare ancora per arrivare al mio sogno. Senti, dici la qualità non ha età, no? Quali sono le tue qualità? Allora, per tornare su Yaya Touré, che lui gioca un po' più avanti rispetto a te. Sì. Tu vorresti giocare un domani, ti piacerebbe giocare un po' più avanti rispetto a dove oggi, insomma, il tuo ruolo meno male è quello del mediano centrale, no? Poi puoi anche spostarti, però per ora spiccano soprattutto, spicca questo. Tu vorresti un domani, ti vedresti anche un po' più davanti nella linea di centrocampo, magari dietro le punte, trequartista. Mi piacerebbe, dico, non è che dico oggi, un domani, ti vedresti più lì? No, giocare davanti alla difesa mi piace tanto. Secondo me posso fare di più. Perché ti piace? Perché ti piace giocare lì? Perché ho giocato lì da quando ero bambino. Quindi. Ma ti piace l'idea di impostare il gioco, l'idea di rompere il gioco avversario? Cos'è che ti affascina di più? Di stare in quel ruolo lì? Cosa ti piace di più di quel ruolo lì? Il fatto di, appunto, di costruire il gioco, di rompere il gioco altrui? Di rompere il gioco avversario, di costruire, anche mettere la pressione. Ciao Manu, tu hai detto che il mister ti ha aiutato tanto quindi nel periodo estivo, ecco, volevo sapere quali sono i consigli che ti dà il mister sia in partita che in allenamento. Il mister mi dà tanti consigli, mi dice sempre, quando sono arrivato io non ho avuto la possibilità di giocare in allievi di una squadra o la primavera, non ho avuto la possibilità di fare il settore giovanile. Quindi il mister, la prima cosa che mi ha detto quando sono arrivato, non sapeva neanche il mio nome, mi ha detto Federe ti mette a posto, è quello che mi ha detto. Quindi anche il posizionamento in campo mi ha aiutato molto il mister. Dice di tutto. Adesso tu non ne hai avuti molti, però è vero allora che insomma Rossi lavora molto più allenatore rispetto a... È difficile forse. Mettiamola così allora. Quindi secondo te ha un valore aggiunto per i giovani, per quel poco che hai avuto tu di esperienze, insomma, con Delio Rossi lavora molto, no, con i giovani. E anche con gli altri tuoi compagni, insomma a centrocampo siete, mi sembra che quello più grande è del 92, quindi siete tutti relativamente giovani. È vero allora che Rossi lavora molto da questo punto di vista per far crescere i giovani? Sì, io il mister non lo conoscevo, l'ho conosciuto quest'anno, non posso dire tanto su di lui, però a me mi aiuta molto, aiuta anche la scuola, secondo me. Facendo bene il suo lavoro. Quanti anni avevi quando sei venuto in Italia? Avevo 16 anni e mezzo. 16. E com'è? Cos'è per te l'Italia? Cioè, era ieri l'altro praticamente che sei venuto prima. Cosa rappresenta per te l'Italia? Ah, sono stato bene in Italia. Adesso sto bene in Italia. È molto, cioè una realtà ovviamente molto diversa, no? Dal tuo paese. Quali sono le differenze maggiori, quelle che ti stupiscono di più, ti hanno stupito di più, no? Venendo qua. Cambiamenti, no? Da appunto dal tuo paese di nascita. Sì. Il calcio
in Guinea e in Italia non sono le stesse cose. Ho saputo che c'era una differenza nel calcio, negli allenamenti. Invece nella tua vita, come è cambiata la tua vita? Non l'allenamento, il lavoro, il gioco, ma la tua vita dalla mattina alla sera, come è cambiata la tua vita? In Guinea, dopo gli allenamenti potevo andare fuori, in giro, dei amici, ma qui non posso andare dopo gli allenamenti, sono troppo pesante, quindi dopo devo riposarmi per forza, per recuperare. Forse Don Sa, no? Pensandoci, Don Sa ha avuto un percorso simile al tuo, iniziato un po' prima. Cioè lui a Cagliari ha avuto l'esplosione, però è stato tutto abbastanza veloce, magari non proprio come te, però è lui forse quello che può, a livello di giocatori, nel gruppo, di là della lingua magari, e delle esperienze passate, aiutarti di più a crescere. Cioè, per esempio, è Don Sa un esempio da seguire in questa squadra per il tuo percorso almeno nel primo anno a Bologna? Don Sa è un bravo ragazzo, prima è un bravo giocatore, è un bravo ragazzo, quindi seguirlo, sto bene con lui, mi sento tutti i giorni con lui, guardo anche il suo, quindi posso anche seguirlo. Che lui ha un po' più esperienza di me nel calcio. Senti, nella tua vita di calciatore è stato decisivo l'arrivo del tuo procuratore, immagino, Robert Bisan. Se non ci fosse stato lui, pensi che avresti preso un altro treno, come si dice in Italia, oppure? Non lo so, ma si è arrivato così, lui mi ha preso, non sapevo, è vero che non sapevo se potevo venire in 2 anni a giocare in Serie A, ma mi ha aiutato anche lui molto. Che dite ragazzi? Altre domande? Quali sono le difficoltà maggiori che hai incontrato e riscontrato iniziando a giocare a calcio appunto nel Bologna in Serie A? Quali sono gli ostacoli maggiori, le difficoltà rispetto insomma alle tue esperienze precedenti? Cos'è la cosa più difficile, no? Quando entri in campo e giochi contro un'altra squadra di Serie A, quindi insomma di livello alto? Sì, giochiamo con una squadra tipo. L'altro giorno abbiamo giocato contro la Fiorentina, abbiamo fatto bene nel primo tempo, però la squadra era un po' più in piazza di noi, era un po' più, andavano più veloci di noi, non abbiamo preso nessuno pare, erano più forti di noi. Ma per te? Per te calciatore, no? Non la squadra al Bologna, ma proprio per te, cosa sono le cose un po' più difficili che ti è capitato insomma di affrontare da quando hai iniziato qui nel Bologna? Non so, l'avversario difficile da marcare o il gioco più o meno veloce, cosa può essere la cosa che insomma, su cui ancora puoi lavorare e puoi crescere? Cosa puoi migliorare per diventare ancora più bravo? Devo migliorare, so che devo migliorare. Su cosa? Quelle cose, non so, sei già bravo nel dribbling, magari devi migliorare nella corsa, oppure sei già bravo nella corsa e devi migliorare nel... Devo migliorare tatticamente, come okay. Dice il mister. Ok, devi essere più ordinato. Sì. Senti, è la cosa più difficile per uno che, essendo così giovane, chiaramente delle doti naturali, no? Come le tue, è la parte tattica quella più difficile, cioè imparare come muoversi insieme
come reparto insieme a tutti gli altri compagni? Sì, è la partita più difficile per il giovane quando viene in Serie A. Anche perché ti è mancata, come dicevi, tutta la parte da giovane, no? Quando si è nelle giovanili ti insegnano tutti i movimenti. Se ti è mancato, tu parti da zero in pratica. Sì, sì, quello mi è mancato, però il mister mi ha aiutato in 2 mesi a mettermi un po' a posto. Però so che devo lavorare ancora di più. Ragazzi, se non c'è altro... Non so, qualche curiosità, ma poi finiamo qua. Curiosità di, non so, che musica ascolti, cosa fai nel tempo libero, posto che quali sono i tuoi hobby, che musica ascolti, cosa fai nel tuo tempo libero, chi è che verrà fuori dal campo da gioco? Io, a me non piace andare troppo in giro, sto a casa, ascolto la musica guineana. Guineana? Guardi anche film? Ti piace il cinema? Il calcio. Senti, abiti qui o in centro? Qua nel Viana. Va bene ragazzi, grazie. La tua parte.